La diga di Pontechianale compie 80 anni tra le regine dell'idroelettrico piemontese, megawatt e benessere, racconti in diretta nel nostro TG itinerante. Clima caldo e siccità, oggi il nostro TG itinerante ci porta a Pontechianale, alle pendici del Mundiso, sorge la diga di Castello, grande opera di ingegneria che compie 80 anni, un mondo della storia affascinante che oggi si lega ai temi di stretta attualità. Allora ci colleghiamo subito in diretta con Marzia De Giuli. Sì, siamo in uno scenario davvero unico, altura, siamo alle pendici del Monviso, c'è dietro di me il lago artificiale creato dalla diga sulla quale ci troviamo, diga che compie 80 anni, il tutto in un panorama meraviglioso nel quale si specchiano i borghi sparsi del comune di Pontechianale. Buongiorno Andrea Caponnetto, diamo la parola all'ideatore di questo evento per l'80esimo compleanno. Che cosa fate? In questo weekend, celebrando gli 80 anni della diga, abbiamo cercato di riavvicinare le persone alle montagne e anche di riavvicinare i due borghi di Pontechianale, Castello e Pontechianale, che sono separati dal lago. Quindi ripercorriamo la parte storica che ha portato alla costruzione alla fine degli anni 30 e primi anni 40 di questa diga e lo facciamo con una serie di iniziative per grandi e per piccini. Nel frattempo vi vogliamo anche mostrare delle immagini davvero storiche che gentilmente si è offerta una regista, Erika Liffredo, nel documentario Acquaforte. Si vedono proprio le immagini d'epoca perché la storia è ricchissima da queste parti per una diga che ha arricchito il territorio. Naturalmente è una diga che ha portato una grande introduzione a livello economico di produzione di energia elettrica e chiaramente una riserva d'acqua fondamentale, temi di cui andremo sicuramente ancora a parlare nel servizio, per cui noi celebriamo questa diga, ma che ci permette anche di affrontare un altro aspetto, cioè quello di riuscire a fare turismo anche attraverso le bellezze della diga. E di questo parleremo più tardi, ma fa specie parlare di diga proprio in un momento in cui la stretta attualità ci dice che non c'è acqua, ci dice che i costi dell'energia aumentano. Allora vorrei su questo interrogare il professore che è stato per 40 anni docente al Politecnico di Torino, quindi si è occupato di tutti questi temi ed è stato anche responsabile della sede di Mondovì, è qui con noi ed è Sebastiano Teresio Sordo, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, lei ha parlato di idroelettrico, da una storia importante per l'Italia, il nostro paese è nato con questo tipo di energia fra le rinnovabili. Certo, devo dire che a un certo punto l'acqua, no, è stata storicamente un elemento fondamentale per lo sviluppo della nostra economia e per lo sviluppo del parco energetico, diciamo, della nostra nazione. Se andiamo all'inizio... Di che anni parliamo, ecco? Dunque, parliamo molto prima del 1960, quindi all'inizio, diciamo, di quando è nato l'idroelettrico, no? Che praticamente è nato poi con la scoperta del campo magnetico rotante, no? E quindi se andiamo al 1960, in quegli anni lì, no, il 90% dell'energia era dovuta all'idroelettrico, quindi una quota importantissima. No? Poi sono arrivate altre fonti di energia rinnovabile. Diciamo, altre diciamo, fonti di energia, in particolare subito le centrali termoelettriche, che hanno un grande handicap, sono centrali molto inquinanti, a grande emissione di CO2 che è la responsabile dell'aumento della temperatura sul nostro pianeta. Perché diciamo una cosa, la vostra comunità di esperti di dighe comunque continua a incoraggiare la costruzione delle dighe malgrado i tempi che stiamo vivendo. Certo, e le dico anche perché, l'idroelettrico ha acquistato una maggiore importanza ancora, perché sono nati nel tempo, proprio in quegli anni lì, l'energia fotovoltaica e l'energia eolica. Queste due energie però sono intermittenti, quindi hanno un grande difetto. Professore è espertissimo di queste materie, allora noi andiamo a vedere in un servizio realizzato da Fabio De Ponte qual è la situazione al momento dell'energia idroelettrica in Piemonte. Il Piemonte è la regione che conta più impianti idroelettrici in Italia. Secondo il gestore dei servizi energetici, a fine 2018, ultimo dato disponibile, erano 930, oltre un quinto del totale nazionale. Dopo di noi la Lombardia con 661. I nostri impianti però sono decisamente più piccoli di quelli lombardi. Pur avendo un buon 30% di strutture in più, infatti la potenza idroelettrica piemontese è di 2760 megawatt. Quella dei nostri vicini supera
i 5.100. E anche la proprietà è molto distribuita. Dei nostri 930 impianti, solo 110 sono di Enel, che ne ha soprattutto nel Vicio, nel Cuneese e nel Torinese, mentre altri 12 sono di Iren, che ne possiede soprattutto in Valle Orco e Val di Susa. Il Piemonte comunque rappresenta quasi un settimo della produzione idroelettrica nazionale. Ma quanto pesa la siccità? L'Enel non si sbilancia, invece l'Iren stima per l'anno in corso un dimezzamento dell'energia prodotta da idroelettrico, un problema non da poco se si considera il peso dell'idroelettrico, oltre l'80% sulle fonti rinnovabili, ma soprattutto più del 30% sul totale della produzione complessiva di corrente. Insomma, il rischio è che la siccità aggravi i problemi provocati dal conflitto internazionale, provocando anche un'ulteriore significativa riduzione della produzione di energia. Più o meno, sì. E dunque, lo dicevamo, fa specie in questo momento che non c'è acqua a parlare proprio di diga. Ritorniamo un attimo a qualche tempo fa, vediamo delle immagini innevate di allora. Adesso non è più così, in questi mesi ho qui con me Simone Aime, che è un esperto, un appassionato, scrittore, anche se nella vita fa tutt'altro. Ma insomma, tutta questa passione da dove nasce e perché lei dice è importante parlare di dighe? La mia passione nasce da bambino, sono sempre stato affascinato al mondo dell'idroelettrico, delle dighe, delle costruzioni generali, pur appunto non lavorando nel settore. E mi sono appassionato anche a un discorso per le dighe che non sono solo a scopo idroelettrico. La diga è importante adesso e in futuro per rilasciare una quantità d'acqua che serve a sopperire poi a questa carenza idrica e aiutare anche la gente giù a valle. Dunque lei dice in questi momenti non piove, ma insomma la speranza che piove, ma la diga ha tanti altri usi. Sì, la diga ha tanti altri usi, appunto. Possiamo rilasciare dell'acqua per irrigare i campi e... E da ultimo anche la questione del turismo, abbiamo fatto prima un virtual tour durante il vostro convegno che abbiamo visto nelle immagini a cielo aperto, torneremo a parlarne stasera nell'edizione delle 19.35. A voi la linea.